Antonio Marziale nasce a Taurianova, paese in provincia di Reggio Calabria, il 20 aprile 1966. Consegue cum laude le lauree in psicologia sociale, in scienze della comunicazione, discutendo una tesi sul ruolo socializzante dei mass media e gli effetti della TV sui soggetti in età evolutiva, e successivamente in sociologia. Cosa resta negli occhi di un bambino quando guarda la TV? Come il gioco, la scuola, gli amici e lo sport. Anche la televisione può aiutare un bambino a crescere, ma quando è necessario, restiamogli accanto. Bambini e televisione. Meglio non distrarsi. Giovanissimo, Marziale sembra intraprendere una via ben precisa, quella della politica. Lanciatissimo in questa direzione, dirigente nazionale del movimento giovanile DC, di colpo l'esperienza personale lo condurrà verso un futuro ben diverso da quello votato alla politica. Divenuto educatore di gruppi infantili e adolescenziali in ambito di Azione Cattolica e Gioventù Francescana, diviene assistente in orfanotrofio. Sarà l'incontro con i bambini segnati da vite difficili e abusi e innescherà nel giovane Antonio la consapevolezza di dover agire per salvaguardare i minori. Nell'anno 2000 fonda l'Osservatorio sui diritti dei minori, comitato scientifico composto da professionisti, il cui obiettivo è tutelare con azioni efficaci i minori, di cui a tutt'oggi ne è il presidente e che lo stesso ama definire simbolicamente ponte che collega il mondo degli educatori a quello istituzionale. Da allora, l'Osservatorio attiva significative lotte contro la pedopornografia e la pedofilia, sfociate in disegni di legge o leggi, di cui Marziale è promotore ed estensore, sempre volte alla salvaguardia dei minori. Ne sono esempio il codice di autoregolamentazione Internet e minori e TV e minori. Di qualche anno fa ancora, la petizione partita da Reggio Calabria rivolta all'ONU per riconoscere la pedopornografia come crimine contro l'umanità. Tra gli incarichi ricoperti in passato, anche quello di relatore presso la Commissione del Ministero delle Comunicazioni RAI per il rinnovo del contratto di servizio. Antonio Marziale è dirigente dell'Associazione Nazionale Sociologi, giornalista, consulente della Commissione Parlamentare per l'Infanzia e autore di numerosi studi, ricerche e dei libri Babysitter? Non questa, grazie. Viaggio tra i pericoli indotti del piccolo schermo e suggerimenti per una corretta fruizione. Edizione Alfa Dedis 2003 e L'Onipotenza dei Media, Sua Maestà la TV, edizione Rubettino 2007. Ospite in numerosi programmi TV tra i quali L'Italia sul 2, Porta a Porta. Tanto, allora, Marziale, appunto, poi... buonasera, sociologo, tanto a Marina Salomon, Marziale è sociologo e presidente dell'Osservatorio sui diritti dei minori, che fa parte dello staff di esperti che hanno lavorato al codice della televisione, e negli ultimi anni martella regolarmente Rai, Mediaset, gli altri. Non si è salvato nessuno. È la legge Marziale la più terribile per me. La legge marziale. Uno mattina, la vita in diretta, sottovoce. Nato a Taurianova, dicevamo, vicino a Reggio Calabria. Sì. Fiero di essere un calabrese. Assolutamente. Quando si parla di Calabria, sì, di cosa si parla? Intanto mi emoziona parlare di Calabria, perché è una terra che amo e che adoro. Si parla di una regione che ha molte potenzialità, che ha esportato molti cervelli, una terra che morfologicamente è stata baciata da Dio e dagli altri dei, perché avere una montagna che attraversa tutta la regione, avere due mari che la bagnano, tanto verde, significa avere delle grandi possibilità di far crescere il territorio. E ancora però la Calabria credo non abbia dato neanche il 50% di quelle che sono le proprie potenzialità, e parlo come imprenditoria, quindi come momento per non far fuggire i cervelli all'esterno, insomma. Parlare di Calabria si parla di una terra che il giorno che esploderà, perché io sono sicuro che esploderà in positivo, avrà molto da dare all'Europa e al mondo. Maurizio Costanzo Show. Intendo che in un momento in cui la massima autorità alla quale io aderisco per fede, che si chiama Benedetto XVI, parla di emergenza educativa, il reality è l'esatto opposto. Molto ammirato della forza etica di Marziale,
che ha fatto giustamente riferimento a quello che normalmente viene dileggiato chiedendo il rispetto di musulmani, di buddisti, e si tende invece a insultare il Papa. E che un cristiano si richiami al Papa mi pare che provi che c'è una maggioranza silenziosa che vede nel Papa un riferimento morale, e quindi l'indicazione che ha dato Marziale ha ottenuto il giusto riscontro, perché il coraggio di stare dalla parte della maggioranza è più faticoso del coraggio di stare dalla parte delle minoranze. Però siccome lui deve difendere anche le minoranze, probabilmente, mentre lo sentivo parlare, mi chiedevo, io lo conosco bene e ne ammiro il lavoro. Striscia la notizia, Buona Domenica, Terra, Omnibus, Domenica In. Abbiamo discusso, abbiamo sentito l'opinione forte di Marziale ed è cambiato televoto, perché solo più il 36% dice sì ai processi in televisione. Sarà un caso che l'intervento di Marziale è stato forte. Il 64% dice no. Ha ricevuto diversi premi, tra i quali il Mauro Lang per la comunicazione educativa 2006, il premio Araba Fenice 2006 e il Melvin Jones Lions Club International Foundation 2007 e 2010. Un uomo, Antonio Marziale, che attraverso il suo impegno sociale, battendosi per una società più giusta, a misura di bambino, dà visibilità a chi per troppo tempo è rimasto invisibile.